Si è appena conclusa la 18ª edizione della Coppa Gran Sasso categoria giovanissimi, da quest'anno Memorial Marcello Di Meco. La manifestazione organizzata dalla FIGC Abruzzo, settore giovanile scolastico, delegazione di Lanciano, in collaborazione con la SPA Lanciano, si è svolta in due giornate. Nella prima si sono affrontate le rappresentative di Chieti e Pescara e di L'Aquila e Teramo. Hanno vinto quelle di Chieti e Teramo che questo pomeriggio si sono affrontate nella finalissima. Per la cronaca, la finale per il terzo e quarto posto si è conclusa con il successo di Pescara sull'Aquila 7-6 ai rigori. Nella finalissima la delegazione di Teramo si è aggiudicata la gara con un calcio di rigore segnato nei minuti finali. Presidente Como, dopo la premiazione di questa 18ª edizione della Coppa Gran Sasso, possiamo trarre un primo bilancio di questa manifestazione molto seguita anche dal pubblico? Io credo senz'altro, è stata una bellissima manifestazione, ben organizzata, l'ho detto, una manifestazione particolare, perché oggi volevamo ricordare il ragazzo che ci ha lasciato in questi ultimi giorni qui a Lanciano, il ragazzo Di Meco, e quindi è stata una lezione seguita da pubblico, molto apprezzata da tutti, ma soprattutto, come ho detto anche nel mio intervento, i ragazzi hanno dimostrato di saper stare in queste manifestazioni con molta, dico, educazione, con molta padronanza di se stessi, con molta socializzazione e aggregazione, che è quello che volevamo e che a un certo momento predichiamo sempre. Per le prossime edizioni che cosa c'è in cantiere? Alle prossime edizioni noi andremo avanti in questa maniera, perché questa è una Coppa Gran Sasso nata per la categoria giovanissimi, la porteremo sempre in giro per tutto l'Abruzzo, perché questo è importante. Quest'anno siamo venuti a Lanciano perché, come ho detto, volevamo ricordare il nostro ragazzo che purtroppo ci ha lasciati. Il prossimo anno vedremo dove in un certo momento portarla, perché sarà senz'altro in un'altra provincia. Manifestazione ben riuscita grazie anche all'apporto fattivo della società SPAL Lanciano, che ha organizzato sul proprio terreno di gioco questa manifestazione. Ne parliamo con il presidente di questa società, nonché consigliere della Federcalcio Abruzzese, Ezio Memmo. Una bellissima manifestazione, io vorrei ringraziare proprio per questo tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, quindi il comitato organizzatore, tutti i dirigenti della SPAL Lanciano che hanno creato un bellissimo gruppo e hanno onorato questa manifestazione. Ringrazierei anche la società sportiva Castelfrentano che ha messo a disposizione la struttura nella quale ieri si è giocata l'altra partita nel pomeriggio. Siamo molto contenti, la manifestazione è riuscita, abbiamo avuto un'ottima affluenza di pubblico, ma nella cosa che ci preme sottolineare in questo momento è proprio il ricordo di Marcello, di un nostro ragazzo, di un nostro figlio che ci è mancato tantissimo, e l'abbiamo veramente fatto con il cuore in mano, questa piccola cosa, se così possiamo dire. Lui sicuramente oggi è qui con noi e quindi vorremmo salutarlo. Ciao Marcello. Il signor Vittorio Di Meco, ovviamente onorato perché questa manifestazione è stata intitolata alla memoria del proprio figliolo scomparso proprio su un rettangolo di gioco, su un campo di calcio qualche mese fa. Lei come ha vissuto questa giornata indimenticabile, se vogliamo? Beh, ho cercato di viverla il più sportivamente possibile, in quanto la memoria di mio figlio è stata rinnovata e in queste occasioni si può provare anche la riapertura di una ferita mai chiusa, però è chiaro che poi a mente fredda queste manifestazioni fanno solamente piacere, perché ridanno onore alla figura di mio figlio, e quindi l'ho vissuta benissimo. È un motivo in più questo per continuare nella sua attività di educatore nel mondo calcistico, vero? Ma non ho mai pensato di smettere, quindi continuare è una parola di troppo, e nel senso che già ho continuato, io già dopo una settimana che ho avuto quella sciagura avevo già rimesso i piedi sul campo, perché io da quando ho cominciato questa attività sono stato sempre pro ragazzi e rimarrò sempre pro ragazzi. Il signor Di Meco voleva nell'occasione ringraziare alcune persone ed enti che hanno contribuito, credo, alla manifestazione. No, io i miei ringraziamenti alle associazioni, alle federazioni, ai comitati li ho già fatti, però nell'emozione del momento mi sono dimenticato di quello più importante. Devo ringraziare Ezio Memmo, il presidente della mia SPAL Lanciano, il quale
svolgo la mia attività, perché ha voluto fortemente questo torneo a Lanciano e che fosse dedicato a mio figlio, e l'ha spuntato, io gliele sono veramente grato.